Salve ragazzi, buongiorno, bentrovati. Stamattina vi voglio riprovare un'altra rasatura insieme a quel FATIP con le due testine per cambiare la testina nelle due rasature, quella del pelo e quella del contropelo. Mi sono sfiziato la volta scorsa, l'ho provato ancora anche senza fare un video e voglio riprovarlo ancora facendo ancora un video. Però per questa rasatura userò il Cypress Vetiver. E questo che dovrebbe essere Cypress e Vetiver, sì, della ProRaso. Useremo la stessa fragranza per il pre-barba. Andremo a rinfrescarci con la cella e trovo che con, insomma, l'aroma di Cypress, questa qui un pochettino di aloe vera, ci sta bene. Il rasoio andremo ad usare il FATIP con le due testine speciale edizione, la limited edizione, eccola qua, e l'altra testina è questa. L'ho già caricato, come vedete, con una lama che quasi non si vede, la vediamo poi dopo eventualmente, con una thread, questa qui. E in ultimo useremo il prep per, come sempre, per l'irritazione. Ho già messo il pennello della Omega un po' piccolino nell'acqua calda in setola di maiale Omega e 10.0.19, piccolo, molto funzionale. Bene, incominciamo con il bagnarci il viso. Che mi permetto di consigliare sempre perché è la prima volta, sempre ben fluido, diluito per dare una possibilità a penetrare di più. Beh, bella comunque questa fragranza, fresca, adatta anche ai tempi. Ecco qui, ancora un po', ecco qui. Ed ecco che cominciamo con il nostro primo massaggino del nostro rito quotidiano. Ancora un po' di acqua. Ok, ci siamo. Bene, chiudiamo il barattolino che non serve. Bene, e andiamo a fare la nostra bella schiuma da barba. Eccoci qua. Questo è sempre quello lì che abbiamo trovato alquanto un po' duro, con un po' di aria prima dentro, deve aver creato un po' di secchezza dovuta al fatto che l'aria asciuga e l'ha reso un po' più, diciamo, più dura, ma va bene lo stesso. Ecco qua. Di acqua calda 1 e 2 e andiamo compatta. Bella roba, sì. Questo po' solo di pino, insomma, un pochettino, è bello, E qui andiamo a farci la nostra bella insaponata. Certo che con questo caldo, quando la schiuma è calda, è un piccolo sacrificio, eh? Ecco
Andando. Riesce meglio con un po' d'acqua calda, tiepida. Ma sì, ma vuole crema da barba, spray, ma vuole trilama, trilama, ma che scherziamo, guardate che bel massaggio, guardate, un massaggio che è una favola, e che ci frega di un minuto di orologio in più, o due. Sento la pelle che è elastica, che è una favola da quando ho ripreso fare la rasatura tradizionale. Una favola. Ed ecco qui, bene, ricordo sempre per chi è all'inizio i neofiti, dobbiamo stare sempre ad utilizzare il rasoio con un'inclinazione di un 30% e avere la pelle quanto più è tesa possibile. Sfizioso il fatto che pettina. Guardate che poi prende, guardate qui, non so se siete, guardate quanta scende verso, bella insomma, bella. A me questa lama poi sta incominciando a simpatizzarmi un po', considerando che ho notato che perde subito il filo, ma perde subito il filo, ma poi resta così per anche le altre due sbarbate. Io alla terza poi la butto via. Ma chissà se sarebbe in grado anche di fare una quarta. Ed ecco, insaponarci. Anzi, questo cipre per dire è bello, eh? Ho ordinato dei profumi che poi farò nelle associazioni ai profumi, dei mixer, per accentuare il profumo che è nella, diciamo, all'interno della crema è poco sentito, o almeno a me piacerebbe un poco più marcato. Ragazzi, adesso devo fare il sistema, eh? Allora, dobbiamo prendere questa qui che è la testina aperta e andiamo a svitare. Tolgo questa qui che è aperta, dopo la laviamo e metto questa qui piccola, la lametta e questa, ma io ci do anche una sciacquatina, eh? Ecco qua. Bella sciacquatina, questa è la 3, ed ecco quella chiusa, come abbiamo fatto la volta scorsa, no? Ecco qua, e anche qui, come vedete, il gap è quasi, ok,
pochissimo, un po' in più rispetto a quello lì. Bene. Ci diamo un po' la lametta dall'altro lato. Devo naturalmente ancora provare altre lamette, però già questa a me sembra una buona accoppiata. E voilà. Possibilmente le mani sempre asciutte, facciamo peccato che se fosse stato un centimetro, solo un po' più lungo, per le mie esigenze, eh? Le mie abitudini, sarebbe stato meglio, almeno per me, eh? Poi magari per qualcun altro sarebbe stato peggio. Ragazzi, non è un IBS chissà di che cosa, ma vi posso dire che questa terza passata forse non ci sarebbe nemmeno dovuto. Un po' di più calma nel contropelo, questa nemmeno ci sarebbe dovuta riuscire. Bene, siamo andati, scusate, mi sciacquo. Andiamo a mettere la pietra a lume. Comunque, che si voglia o meno, è un buon astringente, la pietra a lume disinfetta, l'importante è tenerla sempre asciutta. È pulita. Ecco. In questo frattempo ci si va un po'. Ragazzi, comunque, alternando un po' ogni tanto, mi diverto ad alternare i pennelli, prendo un po' la mano un po' con tutti i pennelli. Questo che è un 10019 della Omeka, è piccolo, ma
le sue funzioni, non lo so, quello lì sintetico, mi diverto a cambiare per avere piaceri diversi, infatti come magari facciamo tutti quanti noi per chi ha la passione, ovviamente. Come noi si cambia il tipo di pennello, il tipo di crema, lama, rasoio e così via, magari si hanno tante passioni che sono proprio per queste cose qui. Io l'ho scoperta, è bello cambiarsi un tipo di rasoio, sembra un po' una novità perché cambia qualche minuto, diciamo, di assuefazione, sembra lo stesso rasoio, sembra la stessa crema, sembra magari allo stesso pennello, quindi cambia, impegna un po' di più, qualche minuto, diciamo, a riscoprire il piacere di quel pennello o di quella crema dimenticata magari per una decina di giorni, per 5 giorni, 7 giorni, 8 giorni, così magari, per chi è come me che ha solo questo numero di cose, c'è gente che ho visto che hanno anche 10 pennelli, 15 rasoi, io no, non li ho, quindi se le alterno comunque dopo 6-7 giorni ritorno a quello. Scusate, mi sciacquo. Fatto sta, è fermo restante che sì, anche la cella sicuramente, poi l'apro raso, anche per quelle quattro linee base, queste qui, così perché voglio ancora provarle con delle essenze e poi darò un giudizio che probabilmente sono insuperabili come prezzo, rapporto prezzo-qualità altamente superiore. E dopo barba alcolico, aloe vera. Ragazzi, quando verrà un po' più l'inverno, non ci riesco, adesso l'ho pensiero. Proverò a fare una rasatura con il panno caldo. Adesso non ci riesco proprio nemmeno con il pensiero a pensarlo, un panno caldo, però ci vorrebbe, lo so che ci vorrebbe, ma io proprio non ci riesco a pensarlo, vabbè, è un fatto mio. È dulcis in fundo, il prep per l'antirritazione. L'ultimo massaggino mattutino della nostra rasatura per il nostro rito. Bene, anche questa rasatura, amici miei, è andata. L'estate sta andando via. Per il momento ne soffriamo ancora per il caldo, anche se da poco è arrivata anche un po' di freschezza, ma non per come desideriamo noi al momento. Beh, farò poi una recensione con calma. Rasoio Fatip è una favola, c'è poco da fare. È una favola con le doppie testine, un divertimento, uno spasso poterlo anche intercambiare lì per lì. Però io voglio ordinare anche uno regolabile con, diciamo, il sistema, proprio così. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che vi sia piaciuto il video, se non siete iscritti iscrivetevi, se siete già iscritti commentate ancora di più, mi farà piacere, insomma, avere un vostro giudizio e confrontarlo con il mio. Grazie ancora, buona giornata e buona sbarbata a tutti. Ciao!